Gli emarginati e i bambini malati costretti a passare le feste in ospedale. Il pensiero di Papa Francesco è per loro. Nelle interviste rilasciate a due quotidiani italiani, il pontefice racconta il suo Natale 2021 e quello della sua infanzia ed adolescenza. I ricordi si concentrano sulla Buenos Aires degli anni 40, sulla nonna che faceva a mano i cappelletti, ma anche sui giochi della giovinezza, calcio e basket, e sul padre che gli recitava i versi di Dante. Da piccolo, aggiunge, giocavo a calcio per la strada, non ero bravo, stavo in porta, ho imparato ad essere sempre pronto a rispondere ai pericoli. Dal passato al presente, con l'ammirazione per chi lavora nei reparti pediatrici e l'invito ai genitori ad abbracciare forte i propri figli e a dedicare loro più tempo. Il suo pensiero oggi va a quanti come Gesù sono nati poveri, ai dimenticati e ai piccoli schiavizzati. Interpellato sulla salute, infine Bergoglio dice di stare bene a 5 mesi dall'intervento e di zoppicare solo un po' perché la cicatrice dell'operazione si sta rimarginando.